prima del crollo del Morandi parlava così, durante una riunione registrata segretamente, il direttore manutenzione di autostrade, Michele Donferri Mitelli. Perché io oggi ho un problema serio, lo devo spendere il meno possibile. Sono entrati tedeschi, attenti, fregano entrati cinesi, devo cercare di ridurre al massimo i costi e devo essere intelligente di portare bene alla fine della concessione. O capisci o non capisci. Per la prima volta sentiamo dalla viva voce di uno dei principali indagati la politica aziendale che ha portato alla strage, secondo i PM, spendere il meno possibile per garantire utili agli azionisti. Chi lo registra è Marco Vezzi, il tecnico SPEA, audio a disposizione delle difese dopo la chiusura indagini. Nella perizia, finora segreta, la dinamica del crollo. Il primo a cedere è stato lo strallo della pila 9 in 14 secondi. Le due antenne, per ultime, la causa, lo stato di degrado. Chiami 20 prefetture e dici se fa così, punto, perché il forciato la crolla. Te lo fanno fare. Sì, sì. È talmente forte l'impatto che il polciavera crolla, chiami 20 prefetture, le metti tutto questo crolla, che dobbiamo fare? Chiudiamo, punto. Non era fantascienza dentro autostrade l'idea che potesse crollare tanto da ipotizzare di chiudere al traffico e demolire. Nessuno lo farà. Oddio! Oddio! Un anno dopo, il 14 agosto alle 11.36, il viadotto collassa portandosi via 43 persone. Dicembre 2019 crolla anche la Galleria Bertè Genova a 26, il morto non c'è, per miracolo. Suscita l'ilarità nei vertici, in procinto di partire. Cerchiai, attuale presidente di Atlantia, Mion, allora numero uno di edizione holding dei Benetton che controlla Atlantia, e Bertazzo, AD di Atlantia, colosso che controlla autostrade, non indagati. Beh, Bertazzo a sciare come un p***o, tu a fare windsurf. È vero, no? Tu ti prepari per il bagno di domani al Lido a mezzogiorno. C'erano 19 gradi, sai, però stavo pensando una cosa, che per andare giù devo fare tutte le gallerie. Sono 200 in tutto. Ho preso paura quando mi hanno detto 200 gallerie, sono 270 in Italia. Tanto devi andare in aereo, devi andare in aereo. Ma vado in aereo, difatti, sì. E allora, sì, ma però... se vai in galleria lo puoi fare tu il monitoraggio così. Esatto. Parlano di consapevolezza i magistrati. Sentite la preoccupazione del tecnico SPEA, la società di ASPI deputata al monitoraggio, per i difetti di costruzione e il degrado che avanza, in un'altra riunione davanti a Donferri, il numero uno della manutenzione, luglio 2017. Tutte le carote che abbiamo fatto prelevare sulla pila 9 e 10 mostrano che i cavi non sono iniettati. In prova assenza viene dichiarato, ci sono le foto. Questo mi fa dire che un ammaloramento ulteriore è grave per l'opera. Perché è grave? Perché ovviamente perde aria resistente, rigidezza, la molla, diciamo che lo strallo si diventa più molle e se ne va. E se ne va, dice. Un anno dopo il crollo avverrà proprio così, affermano i periti della procura. La causa più probabile è quegli stralli per 51 anni senza manutenzione. Indagate le due società, ASPI e SPEA, 69 persone tra i loro dipendenti e quelli del Ministero dei Trasporti che doveva vigilare. Beh, un'indagine sicuramente che per molti aspetti non ha precedenti, unica nella sua tragicità e unica anche nelle attività che sono state effettuate. Sono stati acquisiti circa 60 terabyte di dati informatici, sono stati indicizzati qualcosa come 36 miliardi di file. Siamo rimasti tutti scioccati dall'evento. La storia della mamma di Mirko Vicini è una storia che mi ha colpito, questa mamma che è rimasta diversi giorni vicino alle macerie del Ponte Morandi fino a quando non hanno trovato i resti del figlio. Sono tutti purtroppo sono stati colpiti da questa tragedia a cui va tutto il nostro
profondo rispetto. Eccolo il documento in cui 5 anni prima della strage si parla nero su bianco di rischio crollo. Si trova nel catalogo rischi un obbligo per la controllante di Aspi Atlantia, la holding dei Benetton quotata in borsa 2013. Crollo del viadotto Polcevera per ritardati interventi di manutenzione. È l'unica opera specifica nominata nell'intero catalogo, inserita nei rischi catastrofali. Il CDA di Atlantia ne prendeva atto. Eppure nel documento tranquillizzavano: il ponte è monitorato anche coi sensori in grado di mandare allarmi alle strutture tecniche. Ma quei sensori non funzionavano e Naspi si sapeva. Lo dice a chiare lettere in una riunione con Don Ferri, l'anziano ingegner lodigiani, chiamato come esperto perché aveva partecipato ai lavori sugli stralli nel 94, dice allarmato nel 2017. Nessuno si accorgerebbe se scoppiasse il cemento. Potrebbe esplodere, perché se nessuno, come sta succedendo adesso, controlla perché sono andato in distruzione il sistema di monitoraggio, mangiato dai topi. Sensori mangiati dai topi, dice. Li ritrova, tranciati, la Guardia di Finanza tra le macerie. Fa rabbrividire leggere quel documento: rischio crollo basso, in base ai sensori presenti sul Morandi, non danno nessun segnale di allarme, si legge. Il perché è chiaro: dalle mail sequestrate dalle Fiamme Gialle a dirigenti Aspi, i cavi brandeggiano nel vuoto, è il 2017, l'anno prima, assenza di alimentazione, si preoccupano, va riattivato. Ma adesso riguardalo un attimo, io devo spendere poco, T'ho scritto all'inizio, massimo utile col minimo mezzo, un principio edonistico. Ma intanto io però devo dare garanzia all'amministratore delegato, ai consiglieri. Cioè, i tedeschi hanno detto che qua non si tocca niente, vogliono essere garantiti tutto l'utile. Ossessione spendere poco per Don Ferri, come nel caso delle barriere fonoassorbenti tarocche e attaccate col Vinavil. Anche qui indagato con lui c'è Giovanni Castellucci, l'ex numero uno di Aspi e Atlantia. Barriere volate via col vento che potevano uccidere qualcuno. Ma ci fanno dell'ironia in questo WhatsApp. Berti, già condannato per la strage di Avellino, manda la foto a Castellucci. Lui risponde: grazie, le barriere le ha progettate Renzo Piano? A onda? Eccoli qui tre. Don Ferri apre la portiera a Castellucci, in fondo Berti, arrivati a Genova con l'idea di ricostruire il ponte crollato. Numeri incredibili sulla manutenzione del Morandi: dei 25 milioni di euro spesi in 36 anni, dall'82 al crollo, il 98% li ha messi il concessionario pubblico, lo Stato, mentre il privato, Autostrade, solo il 2%. Quanto utile in questi 10 anni? Circa 7 miliardi di utili netti da imposte che sono stati interamente distribuiti. Distribuiti al 100%? Sì, quasi tutti gli anni distribuivano al 100%, a volte al 95%, a volte all'85%. Ne parlano al telefono i massimi vertici del gruppo Benetton, l'ex AD di edizione Mion e Boffa, marito di Sabrina Benetton, parlano di Franca Bertagnin Benetton. Ci tieni anche l'immagine. L'immagine, cioè tu immagina se viene fuori che Benetton si sono distribuiti 200 milioni nel momento peggiore della loro vita, sarebbe devastante. Questo risulta dai bilanci? Certo che risulta. Il bilancio di Atlantia ha generato 700 milioni di euro di utili, ebbene dopo il crollo del ponte hanno distribuito il 99% dei dividendi. Siccome i Benetton hanno il 30%, il 30% fa 206 milioni di euro. Il procuratore capo di Genova, oggi, nello stesso luogo di quel 14 agosto, allora pieno di macerie, ambulanze, soccorritori, forze dell'ordine. Oggi, la radura della memoria. Oggi rivenire qui fa un certo effetto perché segna veramente un ponte tra il passato e il futuro, perché da un lato rappresenta il momento della ricostruzione e dall'altro lato rappresenta un momento per noi anche qua di ponte, di passaggio tra la chiusura delle indagini
e l'accertamento pubblico della verità dei fatti. La Procura di Genova non si è mai fermata nemmeno per il Covid. Ha costruito questa tensa struttura dentro Palazzo di Giustizia, incastrata nel cortile. Prima che alla città lo dobbiamo, credo, alla memoria delle vittime. L'attività della Procura è stata doverosa, in ogni caso, ma al servizio di queste persone qui, dell'interesse pubblico. Papà Battiloro è nella sua casa di Napoli ad attendere. Attende giustizia. Ascolta la canzone scritta per Giovanni dalla sorella, i suoi occhi ovunque, le sue passioni, le battaglie per l'ambiente, la telecamera, la batteria. Noi abbiamo sempre rinunciato a qualsiasi tipo di ristoro per poter rimanere nel processo, portare avanti anche l'onore di un figlio che non c'è più. Una giustizia serve a placare, diciamo, l'animo di chi combatte per esercitare ancora il ruolo di padre. Io mi aspetto che questa giustizia condanni tutti gli indagati all'ergastolo per aver assassinato mio figlio. Attraverso una magistratura e una giustizia vera potremo evitare quanti cantieri ci sono ancora, quanti cantieri sono sorti per quei 43 morti. Ecco, combattere e fare questo tipo di battaglia serve anche a tutelare i ragazzi che ci saranno, lo Stato che ci sarà.